Ogni minima creatura, bella o brutta, luminosa o impura, ciascuna col suo carico avuto in sorte, e nel prodursi vistoso di vita con la morte, tutto così labile e tutto tanto più grandioso, e nello stato perenne del contrasto, tutto così piccolo e tutto così vasto. Lo sguardo abbagliato del bianco sotto al nero, incerto e scivoloso, dentro la luce oscura del mistero. Buonasera. Di Calzavaro leggo una strofa di una poesia nella mia versione italiana. È una poesia ambientata, come tante sue, nella sua casa dell'infanzia, parlando con i morti. Da avvocato di lungo corso diceva che solo i morti sono disposti all'ascolto e quindi spesso si rivolge a loro, come in questa poesia, nella strofa finale, dove dice: «Quando tornerai nel cortile dietro casa, e vicino alla porta di cucina verranno fuori i gatti, le donne a cucire, verranno a giocare sulla pietra i figli dei bambini che abbiamo conosciuto insieme, e fuori nel boschetto altri nidi di merli si nasconderanno tra i rami dei noccioli. Quando tornerai a guardare questi alberi che si allungano sempre di più, quest'erba che non smette mai di crescere, ti sembrerà di sentire di notte camminare sulla ghiaia del giardino. Non lasciarmi fuori al freddo. Avrò qualcosa da dirti, ma forse non ti dirò niente, perché avrai già capito». Io invece vi leggo 4-5 brevi poesie che hanno come caratteristica fondamentale di essere dei piccoli trattati filosofici. In un certo periodo della mia vita ho frequentato più che i poeti, i filosofi, e ho avuto la fortuna di avere un maestro eccezionale, Theodor Adorno, che amava moltissimo la poesia e che credeva che la poesia fosse il linguaggio a cui tornare per parlare di filosofia. Una specie di ritorno alle origini. Amava infatti la forma concisa, sapete che scriveva sempre per aforismi, e mi dava dei compiti, dei temi, che erano quelli di scrivere un trattato filosofico in 10 righe, ma non 10 righe di prosa, che già sono troppe, 10 versi. E quindi sono nate queste poesie che vi leggo. La prima si intitola Natura morta. Ha la natura umana una tendenza, il segreto bisogno di sollevarsi in alto, distaccandosi dal suolo, per tornare in possesso di qualcosa che le sia stato tolto, magari come ipotesi di un suo diritto colto in potenza, o che aspetti di averlo, quasi promessa come parte nobile della sua essenza stessa. La seconda invece si intitola L'oggetto del pensiero. È un'astrazione e non un fatto, l'oggetto di un pensiero, un concetto più che un sentimento, uno stato desiderato, inseguito dalla mente, eppure insoddisfatto, perduta prima di averlo conquistato e dunque mai goduto, sempre sul punto di essere creduto o delirato, un atto del volere, il senso del piacere. La terza si intitola Il tempo. Il tempo è un fiume che scorre lento, placido a tratti, ma solo nel suo corso
di pianura, perché da giovane corre veloce e d'impeto, saltando, trabocca e spande, e tuttavia placato è pronto a ripigliare la sua forza e, intorbidando l'acqua chiara, a rompere in furia gli argini e le sponde, a strabordare e, travolgendo e sradicando tutto fuori dal suo corso, ad affogare. Questa si intitola Tardi. Quanti deserti ho attraversato, mai per un attimo neppure arreso all'evidenza della mia ferita. Io partito debole e incerto sui bersagli, senza vera meta e senza una ragione, capace invece, contro la mia attesa, di trarre l'energia dal vuoto e dal dolore, destinato ad imparare tardi, come analfabeta, molti segreti dell'amore, senza previsione e senza meta, diventato con sorpresa strana la mia sorte, via via più forte per la vita, avvicinandomi alla morte. E l'ultima si intitola Sveglio. Aspetto sveglio il mondo nel momento del suo stare più deserto, per spiarlo meglio, a cielo aperto, in ogni suo girone di miseria e di splendore, al vento della pura esplorazione e con l'effetto di imparare, pur tra qualche errore, i trucchi del mestiere, per mangiare e bere i molti pasti e succhi che si è offerto di darmi, intanto, bontà sua, in concessione, da provare alternati per densità e sapore nel piacere e nel dolore.